sono giorni mondiali per un'Italia, quella maschile, che ci ha fatto sognare e poi insomma ci siamo risvegliati con un po' di delusione, e quella femminile che ha iniziato il suo percorso. Ci dai il tuo giudizio su queste due squadre? Su quella maschile credo che ovviamente non è andata come si sperava, forse erano stati caricati anche un po' troppo di responsabilità, una squadra molto forte che giocava il mondiale in casa, si ci aspettava la medaglia migliore, non si parlava neanche di medaglia. Purtroppo hanno sbagliato una partita, poi la seconda era in quella situazione psicologica, era veramente impossibile, non c'è niente, però era molto difficile vincere con la Polonia con quei risultati, quindi quella pressione li ha mandati completamente fuori. L'errore è stato contro la Serbia, mentre invece quella femminile parte da una prospettiva completamente diversa. Penso che è quella che deve dare fastidio, questa posizione tendenzialmente aiuta, è più facile giocare contro pronostico. Però una squadra molto ambiziosa, con un allenatore molto ambizioso, e credo che ci stupiranno. E sto seguendo le partite, ancora per adesso abbiamo incontrato due squadre non importantissime, però abbiamo un girone molto tosto e quindi vediamo, però sono fiduciosa. Al termine del mondiale ripartirà la stagione, un'ennesima stagione importante per te con Casalmaggiore. Quali sono le attese, gli obiettivi per te? Io credo che il nostro obiettivo debba essere rimanere attaccate a quelle due o tre squadre, quelle tre squadre che hanno formazioni davvero importanti, con investimenti davvero importanti, però penso che con un buon lavoro sulla squadra, un buon lavoro sul gruppo, dobbiamo provare a rimanere attaccato a quel gruppo, e quindi questo credo che sia l'obiettivo della stagione.